Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, lunedì 16 aprile. Oggi la rassegna stampa è abbastanza semplice, vi dico la verità, perché il lunedì sempre i giornali sono un po' scarichi e poi soprattutto non ci sono grandi cose nelle trattative, anche se i giornali Messaggero tra gli altri e non solo la stampa, il Corriere, dicono che mercoledì, addirittura mercoledì, il Presidente della Repubblica Mattarella si è talmente scocciato che vuole che ci sia comunque un Presidente incaricato o esploratore o preincaricato. Adesso titoli trovateveli voi nel modo migliore possibile. Quindi entro mercoledì si dovrebbe arrivare a un re razionem. Oggi Di Maio, Corriere della Sera, apertura, dice il centrodestra unito è un danno per il paese e quindi dà dei segnali al Partito Democratico per fare la possibile alleanza con loro. Il Partito Democratico dall'altra parte all'ultimo venuto, cioè Carlo Calenda, l'ultimo venuto perché l'ultimo è scritto al Partito Democratico, che dice dobbiamo fare un governo di unità nazionale, mettiamola così, semplifico. Ma ciao Paolo. Buongiorno. La cosa fondamentale è che mi sembra di capire che oggi il centrodestra unito, più che essere un danno per il paese, è un danno per il Movimento 5 Stelle, che ha provato a dividerlo e nel pendolo di oggi sembra non diviso. Nelle cronache di oggi, vi dico la verità, c'è una ridicola, pastosa e voglio dire, dimostra la scarsa nostra capacità di giornalisti, intendo di avere un guizzo. Il patto dell'Amarone, l'incontro a Vinitaly, che due palle, cioè la nostra banalità nel raccontare le cose sul fatto che c'erano ieri Salvini, la Casellati e Di Maio, tutto il mondo era al Vinitaly, è ridicola. Sembrava il centro del mondo. Il Vinitaly, per chi produce vino, io lo faccio, andate su tenutarasciatano.com e sapete bene che non lo faccio come tanti altri perché l'hanno iniziato a fare quando hanno fatto un po' di soldi, ma perché la nostra tradizione familiare, siamo degli agricoltori. Beh, insomma, l'idea che il Vinitaly improvvisamente sia diventato il centro del mondo è ridicola per i politici che ci vanno, lo utilizzano come centro per il mondo, scoprono il Vinitaly di centro del mondo, cosa che esiste l'agricoltura da anni. Se volete togliervi un po' di retorica di dosso, volete leggere qualche cosa sul Vinitaly di serio, leggetevi soltanto Camillo Langone oggi sul Foglio, che fa un racconto politicamente scorretto molto divertente dei vini italiani. Bene, l'altra cosa di giornata molto divertente è il titolo del Fatto: Salvini vuole occupare il TG1 e il candidato suo sarebbe Gennaro Sangiuliano, che io conosco, so che è professionista, che scrive ancora dei libri su Putin, alcuni libri su Putin, e certamente non è omologo al centro-sinistra. Ma da questo a dire che lui voglia occupare il TG1 ce ne corre moltissimo. Questo è il giornalismo, come dire, quello serio, quello dei fatti, quello delle armi chimiche in Siria, quello dei bambini che vengono salvati, quello dei buoni sentimenti. Ecco, eccolo qua. Salvini vuole prendersi TG1. Prove? Nessuna. Illazioni? Tutte. Va bene. Ancora non hanno fatto il governo e vuole prendersi il TG1. Io la trovo una cosa stupenda, ma varrebbe anche per, voglio dire, Di Maio, che peraltro non è certo uno contento del TG1 e di quello che può succedere in Rai. Due pagine, anzi una pagina bella, gustosa, da leccarsi i baffi, invece oggi su Repubblica, firmata da Milano, pensate un po' che cosa, di che cosa parla: i 101 che tradirono Romano Prodi, mi sembra 5 anni fa. Ma chi se ne frega? Io voglio sapere quante file alle edicole ci sono per leggersi il pezzo di Da Milano sui 101 che 5 anni fa tradirono Prodi. Io dico, ma raccontatevelo nei nostri, tu, Zoro, e nei vostri conciliaboli da settembrini. Oggi lo strillone è quello che dà a Salvini il TG1. Cioè, io dico, quando tu porti nei giornali gli argomenti da bar, ma da bar intellettuale, di persone chic, quelle appunto che mangiano da settembrini la tagliata con rosmarino, allora, ma perché cacchio ce lo devi rimettere su Repubblica? Che cosa ce ne frega a noi dei 101 che tradirono Prodi? E tra l'altro rubricato le idee, no, le rotture di idee, di balle. Molto interessante invece, non perché sia di largo interesse anche questo, ma perché secondo me racconta un retroscena che non tutti conoscono, è la storia di questo Selmayr, che è il segretario generale della Commissione Europea, l'uomo
l'uomo che governa Juncker, che peraltro ha bisogno di essere governato, visto quello che si beve. Insomma, questo potentissimo funzionario tedesco contro il quale il Parlamento europeo si sta arrabbiando. Dice: ma chi è sto Selmayr? E perché l'avete nominato a capo di una macchina da 30.000 dipendenti? Cioè, la Commissione europea c'ha tre volte i dipendenti della regione Sicilia, che mi sembra che non sia tirchia nei confronti del suo personale. Allora, molto interessante quindi su Corriere della Sera questo pezzo che racconta il grande funzionario da cui noi tutti dipendiamo. Martin Sorrell è invece il 73enne, altra storia molto interessante basata sugli uomini, sugli esseri umani, 73enni, che ha inventato WPP, che è la più grande agenzia di media, di pubblicità, di creatività che esista, penso in Europa, forse al mondo, 200.000 addetti. Si è dimesso, leggiamo un pezzo intero sui giornali oggi, perché si è dimesso Sorrell? Nessuno riesce a capire, probabilmente dicono ha usato alcune risorse aziendali per spese personali. La società è quotata, sono persone serie. Vi posso dire una cosa: credo a questo come alle armi chimiche di Assad. Chissà quale è il motivo per il quale Sorrell si è dimesso. Insomma, la grande storia, la grande saga di questo francese sposato con un'italiana di 20 anni più giovane di lui, a me mi diverte, mi piacerebbe conoscerla meglio. Sulla dichiarazione precompilata, cioè finita la zuppa, ora potete andare a vedere sul sito dell'Agenzia delle Entrate la vostra dichiarazione precompilata, nel senso che è una dichiarazione dei redditi in cui sono state già inserite le vostre spese che sono detraibili al 19%. Vi posso dire, non so, le spese mediche, le spese per gli interessi sui mutui, sono varie spese, oneri deducibili e detraibili, che è diverso perché uno si deduce dal reddito e l'altro si detrae dall'imposta, o il contrario, mi sono sbagliato, scusatemi. Ma la sostanza è che lo Stato mette con un cervellone elettronico tutto quello che voi avete fatto e potrebbe essere detraibile all'interno di un 730 che voi potete vedere sull'Agenzia delle Entrate. Il dato fondamentale del Sole 24 Ore di oggi, e che vi segnalo, che grazie a questo utilizzo dei dati, che per cui sanno tutto di voi, in realtà sanno talmente tanto di voi che le persone che oggi hanno detrazione sulla sanità sono passate da 16,7 milioni a 18 milioni, cioè sostanzialmente sono aumentate le persone che possono chiedere detrazioni sulla sanità secondo il precompilato dello Stato. Insomma, questo dato che cosa fa capire? Persone come me, che in realtà lo scontrino del medico o la farmacia non lo mettevano perché se l'ero dimenticato, nel precompilato ritorna, e questo porta a un vantaggio in termini di minore imposta pagata. Io ho la mia commercialista, dice Francesca, lo so, Enrico dice il 730 lo faccio io e lo compilo io, ma Enrico, se tu hai un 730 in cui ci sono ad esempio tutti gli scontrini della farmacia già inseriti, certo tu puoi fare un controllo che non se ne siano dimenticati nessuno, però insomma è un'utilità che dobbiamo riconoscere a un fisco che, come voi sapete, io odio. Odio, penso che sia insopportabile. Detto questo, l'elemento positivo oggi sembra esserci. Ennio Doris, intervistato oggi da Piero Senaldi sul Libero, ve lo consiglio, vi racconta cosa succede nell'economia e soprattutto vi racconta che il gran casino bancario, soprattutto quello veneto sul quale io sono fissato, ciao Salvatore dalla Sicilia, il gran casino veneto è dovuto al fatto che il governo, nel suo decreto salva banche, che in realtà è un decreto salva risparmiatori, quello che fece il governo Renzi, non salvò, dice Doris, gli obbligazionisti della Popolare e Etruria. Se li avesse salvati e avesse speso quindi 350 milioni in più, dice, non ci sarebbe stata quell'ondata di panico che poi ha colpito anche le banche venete, e quindi con la corsa agli sportelli a ritirare la propria liquidità. Tesi di Doris, uomo intelligente che sta sempre sul mercato, chissà se sia la unica risposta alla crisi di banche venete gestite con il vabbè, avete capito quello che voglio dire. Se vi piace questa zuppa, condividete, e vi do appuntamento oggi con altre informazioni sul sito nicolaporro.it, e poi come sempre questa sera la radio alle 19 per 105 Matrix. Ciao anche alla Lituania, Alessio, ciao Nicola dalla Lituania, andate a vedere la SN Tempesta, Elisabetta dice. Ha ragione, gli scontrini fiscali parlanti della farmacia, ha ragione degli scontromini. Va bene, va bene, va bene, va bene, parlo del Montepaschi, insomma adesso inizia una conversazione, se vi piace questa zuppa condividetela, buon inizio settimana a tutti quanti voi. Ciao, saluti da Osimo.